È la razza più chiacchierona del mondo. Ma perché fanno tutta questa confusione? Ve lo siete mai chiesto? Ve lo dico subito. Prima però iscrivetevi al canale YouTube di Kodami e attivate la campanella delle notifiche. È molto importante per sostenere la nostra produzione. Ma andiamo avanti. I siberianaschi hanno anche un'altra particolarità, fateci caso. Non abbaiano quasi mai. Questo perché geneticamente sono più vicini ai lupi di quanto non lo sia la maggior parte delle razze. Lo conferma anche uno studio recente pubblicato sulla rivista Communication Biology. Le razze più vicine ai lupi, come l'husky, appunto, sarebbero più inclini ad ululare che ad abbaiare, anche se per motivi diversi dai lupi. I lupi ululano per comunicare con il branco, mentre i cani, secondo questo studio, lo farebbero soprattutto quando sono stressati e hanno paura. Oltre a questo, sui social girano tanti video dove gli husky sembrano parlare. I love you. Ovviamente non è che parlano in senso stretto, ma riescono a modulare l'ululato con gridolini e mugolii per simulare il suono delle nostre parole. Perché lo fanno? Beh, perché si accorgono che ottengono una reazione da parte nostra e magari anche qualcosa di buono da mangiare come premietto. Questa è solo una delle tante caratteristiche che rendono l'husky così affascinante. Il cane dagli occhi di ghiaccio che ha conservato un legame fortissimo con la natura selvaggia dell'estremo nord, dove questa razza ha avuto origine. Si chiama Siberian Husky e quindi, direte voi, la razza è nata in Siberia. Sbagliato. Husky è una contrazione della parola Uskimos, che in pratica è come i vecchi marinai inglesi chiamavano gli Eskimos, cioè gli aborigeni dell'Artico. Il Siberian Husky che conosciamo noi in realtà è nato dall'altra parte dello stretto di Bering, in Alaska. Vedete, quando all'inizio del Novecento un commerciante russo di nome William Gosak decise di portare in America alcuni cani delle tribù indigene siberiane, di una in particolare, la tribù dei Chukchi. Forse il loro nome non vi dice niente, ma questo popolo di pastori nomadi di renne per lo più vive ancora oggi nella regione del Chukotka, una delle più remote della Russia, separata dall'Alaska solo da una striscia di mare. A partire dalla metà del XVII secolo il potente impero russo cercò di sottometterli con ogni mezzo, ma non ci riuscì perché i Chukchi, pur non avendo armi da fuoco, potevano contare su un alleato formidabile, proprio lui, l'antenato dell'husky. Con questi cani piombavano negli accampamenti nemici sulle slitte, distruggevano tutto e poi sparivano in pochi minuti. Nel corso di oltre 3.000 anni di convivenza, i Chukchi avevano plasmato il cane da slitta perfetto per le loro esigenze. Leggero, velocissimo e soprattutto super resistente, non tanto per portare carichi pesanti ma per coprire lunghe distanze. Pensate che il suo metabolismo si era adattato alla scarsità di cibo della zona, quindi poteva digiunare anche per 2 giorni di seguito continuando a trainare la slitta senza indebolirsi troppo. Come gli attuali husky, i cani Chukchi avevano il muso affusolato, gli occhi un po' a mandorla per difendersi dal vento e dai riflessi del sole, le orecchie piccole e rivestite di pelliccia per trattenere il calore e infine 2 strati di pelo, uno più esterno per proteggerli dalla neve e un sottopelo fitto per impedire all'acqua di bagnare la pelle. Anche la coda era funzionale, bella folta a coda di volpe. Serviva da timone e all'occorrenza potevano portarsela davanti al muso per ripararsi dal gelo, in territori dove la temperatura scendeva fino a meno 60 gradi. Capite bene che ad un certo punto la fama di questo popolo e dei suoi cani si diffuse tra gli esploratori e i mercanti che arrivavano in Siberia. Fu per questo che il commerciante William Gosak, furbo lui, nel 1908 decise di portare alcuni esemplari di cane siberiano a Nome, una cittadina dell'Alaska ricca di miniere d'oro, per vincere un po' di soldi nella corsa di slitte più importante di quei tempi, la All Alaska Sweepstakes. L'esordio dei cani Chukchi in America fu, beh, un flop. Vedendoli, la gente del posto scoppiò a ridere chiamandoli ratti siberiani. Loro erano grossi la metà degli altri cani in gara e in generale dei cani che si usavano a Nome per trasportare le merci, che erano cani di razze robuste, native dell'Alaska o mix con razze europee. Si piazzarono terzi, ma all'edizione successiva sbaragliarono la concorrenza e qualche anno dopo diventarono addirittura degli eroi americani. La storia del cane Balto, la conoscete, no? Nel film d'animazione lui è
un mezzo cane e mezzo lupo che salva i bambini malati di difterite portando il siero nella città di Nome. La storia vera andò in modo un po' diverso. Balto era un cane siberiano e lo era anche Togo, un cane di 12 anni che fu il vero eroe di questa impresa. Per farvela breve, sia Togo che Balto erano discendenti dei cani siberiani importati da Gusak e appartenevano all'allevamento di Leonard Seppala, un masher tre volte vincitore della All Alaska. Masher, per chi non lo sapesse, significa conducente di una muta di cani da slitta. Nel 1925 l'epidemia di difterite scoppiò davvero a Nome e fu terribile. Considerate che il porto della città restava ghiacciato per 9 mesi l'anno e i treni lassù non arrivavano. Perciò l'unica possibilità di salvare quei bambini erano le slitte. Partì una staffetta, passata alla storia come la corsa del durante la quale si alternarono varie squadre, ma quella guidata da Seppala e dal suo cane Togo affrontò il tratto più lungo. Su circa 1000 km totali trasportò il vaccino per 422 km, quasi metà percorso, in mezzo a ghiaccio, bufere e crepacci. Quel tragitto, che di solito si percorreva in un mese, alla fine fu completato in appena 5 giorni, soprattutto grazie all'abilità di Seppala e dei suoi siberiani. Naschi. Piccola curiosità, la corsa del siero viene ricordata ancora oggi con la Idita Road, una gara che si tiene ogni anno per ripercorrere le stesse tappe dell'epoca. In seguito, spinto dalla notorietà, Seppala partì con i suoi cani per un tour in giro per l'America. Nel corso di quel viaggio conobbe Elizabeth Ricker, moglie di un albergatore di Poland Springs, nello stato del Maine, che amava le corse con i cani da slitta e vi partecipava lei stessa, l'unica donna in competizioni che al tempo erano per soli uomini. La Ricker rimase subito affascinata dai cani siberiani e volle fondare insieme a Seppala un allevamento, da cui discende la maggior parte degli husky moderni. Fu lei a definire le caratteristiche della razza, incrociando i cani di Seppala con altri esemplari importati dalla Siberia, finché nel 1930 il Siberian Husky fu riconosciuto ufficialmente dall'ente di cinofilia americano. Sulla scia delle mode, il Siberian Husky si è diffuso in tutto il mondo. In Italia, per esempio, i miei coetanei se lo ricorderanno, ci fu un boom di adozioni negli anni 80, grazie al mitico Armaduke, il Siberian Husky dell'esploratore Ambrogio Fogart, che divenne famoso per le sue spedizioni, tra cui un viaggio in slitta verso il Polo Nord, proprio insieme al suo cane. Anche il successo di serie TV o film come Il Trono di Spade e Twilight ha fatto crescere la popolarità delle razze nordiche per la loro somiglianza con i lupi. Lo confermano i dati dell'ENCI. Negli ultimi 10 anni il numero di husky registrati in Italia si è più che raddoppiato. Ma adottare un cane perché va di moda, chiaramente, non porta a niente di buono. E infatti, oggi questi cani originari del Polo Nord si incontrano come se niente fosse in città dove si raggiungono tranquillamente i 40 gradi, come Dubai, ma anche Palermo e Napoli. C'è da dire che per fortuna lo strato di pelo più esterno di questa razza, detto anche pelo di guardia, funge da isolante e li protegge dal calore. Quindi sopportano il caldo un po' meglio di quello che si potrebbe immaginare. Ma il punto non è questo, è che adottando senza criterio, cioè senza conoscere i bisogni specifici del cane in quanto individuo, se ne condannano tanti a una vita di sofferenze. Quindi conosciamo meglio il nostro Siberian Husky. Diciamo subito che il Siberian Husky non è l'Alaska Malamute. Eh sì, sembrerà ovvio, ma ci sono persone che li confondono o che pensano che una razza valga l'altra. Tanto sono cani nordici, che differenza potrà mai esserci? Oltre ad avere origini diverse, la differenza più evidente è la stazza. Un husky in media pesa dai 18 ai 23 kg, mentre l'Alaska Malamute può raggiungere i 40 kg e oltre, quindi è molto più grosso e pesante. Un'altra differenza sta nel colore degli occhi. L'Alaska Malamute li ha comunemente marroni, mentre l'husky è famoso per i suoi occhi di ghiaccio. Statisticamente circa il 40% degli husky nasce con gli occhi chiari o eterocromi, cioè uno di un colore diverso dall'altro. Per quanto riguarda noi esseri umani, una delle teorie più accreditate sostiene che gli occhi azzurri siano comparsi per la prima volta come una forma di adattamento al clima per favorire l'assimilazione di vitamina D a latitudini meno assolate. Ora,
Non sappiamo se sia successo qualcosa di simile anche nei cani, ma uno studio della Embark Veterinary, una startup americana che collabora con l'università Cornell nello stato di New York, ha indagato sulle cause genetiche degli iconici occhi azzurri di questa razza. I ricercatori hanno raccolto il DNA di oltre 3.000 cani, così hanno scoperto che in tutti gli husky con gli occhi azzurri o eterocromi è presente una sequenza genetica duplicata, insomma una doppia copia delle stesse sequenze. Questa sequenza si trova proprio nel cromosoma 18, vicino al gene ALX4, noto per il suo ruolo nello sviluppo degli occhi dei mammiferi. Ma ci sono delle eccezioni, infatti alcuni cani che avevano partecipato al test pur avendo la stessa sequenza genetica duplicata avevano lo stesso gli occhi marroni, il che ha fatto pensare che potrebbero esserci altri fattori ambientali o genetici coinvolti nella determinazione della pigmentazione dell'iride o colore degli occhi, in parole semplici. Sempre a proposito degli occhi, l'husky è particolarmente soggetto a patologie come cataratta, glaucoma, distrofia corneale. Queste malattie, come quasi tutte quelle di cui soffre, hanno un'origine genetica, cioè determinate dal fatto che, come vi accennavo prima, i moderni Siberian Husky discendono quasi tutti da quei pochi individui che furono importati dalla Siberia a inizio Novecento e poi allevati da Seppala e Elizabeth Ricker. Passando al carattere dell'husky, questo cane ha una pessima nomea. Lo chiamano maestro della fuga. Guai a passeggiare con lui senza guinzaglio. Scapperà via fino a diventare un puntino lontano all'orizzonte. Tanti saluti. Poi se chiedete in giro vi diranno pure che è testardo, per niente affettuoso, che è gelido come le temperature artiche. Ma è davvero così? Premessa, ve lo dico sempre, ma è bene ribadirlo. Ogni cane è un individuo a sé, con la sua storia, il suo carattere, inclinazioni specifiche, eccetera, eccetera. Detto questo, è vero che ci sono motivazioni o bisogni specifici della razza. Viste le sue origini, non dovrebbe stupire più di tanto. L'husky è uno spirito libero, però attenzione, non è che passa le giornate a progettare l'evasione da casa vostra, neanche fosse il protagonista di Fuga da Alcatraz. Semplicemente ha bisogno di esplorare e correre nella natura come facevano i suoi antenati. Quindi sì, tenderà ad allontanarsi, ma poi tornerà da voi. Un consiglio pratico che posso darvi per andare incontro a questa esigenza, senza farvi venire ogni volta un attacco di cuore, è usare l'unghine o GPS che possono venirvi in aiuto per sapere dove si trova il cane e raggiungerlo con tutta calma. Certo, se avete la mania del controllo, l'husky vi farà penare. La parola ansia dovrete cancellarla dal dizionario. Ma se invece saprete costruire con lui una relazione basata sulla fiducia, a quel punto potreste scoprire che è bello ogni tanto lasciarsi andare. Cosa da tenere a mente per il bene di leprotti incrociati al parco o di gatti di quartiere. L'husky conserva una forte pulsione venatoria. Considerate che in Siberia questi cani cacciavano liberamente, in branco, soprattutto d'estate quando non c'era bisogno delle slitte. E infatti anche per questo sono così comunicativi, perché stando sempre in gruppo avevano bisogno di comunicare in modo molto efficace con posture e vocalizzi. Altra caratteristica che hanno ereditato dai loro antenati è la motivazione affiliativa e la socialità. I cani delle tribù di notte venivano lasciati dormire in casa vicino ai bambini perché dovevano riscaldarli con il proprio corpo, quindi era fondamentale che fossero docili e socievoli con tutti quanti. Socievoli sì, ma sono anche affettuosi? In realtà, a volte, possono esserlo fin troppo pure con gli estranei. E infatti, l'husky non è per niente un buon cane da guardia. C'è da dire però che ha un modo di interagire diversissimo da quello di, che so, un golden retriever. Hai voglia di lanciargli palline. Se l'husky trova inutile e superfluo fare quello che gli chiedete, mettetevi l'anima in pace, non lo farà mai. Scegliere un husky senza essere coscienti delle sue peculiarità è il motivo per cui tanti, troppi di questi cani finiscono nei canili. In quelli italiani, purtroppo, ce ne sono davvero tanti ed è
è una crudeltà se pensate quanto questa razza, come le altre, ma ancora di più, avverte forte il bisogno di stare con gli altri, di correre libero. Chiuderlo in gabbia, in pratica, significa imprigionare anche il suo spirito. Se fate un giro su Facebook, ve ne accorgerete voi stessi. Nel gruppo Siberian Husky Italia Adozioni, che conta più di 20.000 iscritti, in media pubblicano 10 post al giorno. Parlando di husky abbandonati, c'è anche un'altra questione da affrontare. Il fatto che in molte strutture ricettive, questo non solo in Italia ma in tutto il mondo, finché sono giovani e forti vengono utilizzati per trainare le slitte con i turisti e poi però vengono abbandonati. È vero che questi cani sono praticamente nati per tirare le slitte, ma un conto è farlo per necessità, per rispetto del loro benessere, come avviene ancora in alcune zone rurali, ma altro è usarli per divertimento. Non dico di boicottare lo slidog, cioè la corsa con i cani da slitta, al contrario, se questa attività viene fatta con coscienza e rispetto, diventa un'occasione bellissima per rafforzare ancora di più il legame tra noi uomini e gli animali. Ma bisogna sempre ricordarsi che sono esseri viventi come noi, non attrazioni turistiche. Quindi, per concludere, se desiderate un husky per il suo bell'aspetto, lasciate perdere. Ma a prescindere da questo, prendetevi il tempo per conoscere di persona questa razza e poi fatevi aiutare dagli educatori cinofili per capire se l'husky è davvero il cane che fa per voi. Spero che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando, scrivetemi anche qual è la prossima razza di cui volete sapere di più. Grazie, un abbraccio e a presto!